Perché si sceglie di fare gli infermieri? Ciao, io sono Orietta, ho 35 anni e sono un'infermiera, anche se in questo periodo sono un po' in crisi, diciamo, da un po' di tempo. È che dopo questo anno terribile mi sembra che sia tutto così casuale, appeso a un filo, senza certezze. Io sono Giulia Loffredi, la specializzanda, e a tratti ammetto di soffrire di questa etichetta, perché sembra che la specializzanda non sia in realtà un medico. Guardi che io sono la specializzanda, ma come le sa una specializzanda è un medico, se non le dispiace. No, si figuri se mi dispiace. Bene. Io sono Vito Parinello, sono un infermiere, come dire, vecchio ordinamento, nel senso che non sono laureato, sono ancora diplomato. O vuole capirsi o no, che me danno sempre goccette? Vito, per favore, glielo dici che me le dai tutte le sere, 50 gocce, per favore? Te le diamo se ce n'è bisogno, dai. Ma manza che fame che Vlad. Sei io! Io sono Vlad, sono un paziente lungo degente e ogni tanto mi incazzo. Allora, noi adesso abbiamo un'urgenza. Più tardi guarderò la sua cartella e se è il caso le prescrivo quello che le devo prescrivere, va bene? Ma se è il caso te ne vai a fanculo, capito? Ma lo sai quello che so io? Abbassa la voce! Florence Nightingale è appassionata, è coraggiosa, ha vissuto metà anni 800, è l'inventrice dell'infermieristica moderna, determinata, è andata contro tutto e tutti, perché a quell'epoca le infermiere venivano trattate come delle prostitute. Ci vuole passione, competenza, identità chiara. Beh, io non sono come te. Cara amica mia, tu, come quasi tutti gli infermieri, sei come me. Io sono Maria Tiozzo e sono qui in visita a mio padre e insomma la mia storia è un po' complessa, però ho fatto amicizia con Vlad. Sai, ieri quando sei scesa a fare i raggi, lui ha parlato per un'ora di te, ha detto che hai famiglia, che tutte le sere parli al telefono con tuo figlio, gli racconti le fiabe e che per la Befana gli hai comprato un trattorino. Con lui ne voglio fare le cazzate che ho fatto fino adesso. Io sono Sergio Lucchetti, ho diciamo circa 35 anni, portati benissimo, lo so. E diciamo sono lo spirito allegro di questo ospedale, però so anche essere molto diligente al pronto soccorso. Ecco, forse è questa la parte più bella del ruolo dell'infermiere. Prendere in carico la vita di una persona, accudirla per un tempo necessario e restituirgliela, se ci riusciamo, come lui ce l'ha data.